Ciao a tutti, vi voglio illustrare la proposta di nuovo regolamento impianti sportivi comunali che è stata depositata a fine novembre e sarà votata in aula a gennaio. E vorrei partire dal vecchio regolamento, quelli che sono i problemi che sono emersi e che supereremo, facendovi un esempio concreto. La più grande criticità che ha portato il vecchio regolamento è stata non prevedere la necessità di intervenire per la manutenzione sugli impianti. E quindi, ecco, vi faccio un esempio. Oggi siamo nell'anno 2017 e ipotizziamo una convenzione in corso che scadrà nell'anno 2020, quindi scadenza concessione 2020. Molti impianti oggi sono in condizioni non proprio ottimali, quindi necessitano dei lavori, quindi ipotizziamo un campo da calcetto non più omologabile. Il concessionario cosa fa? Dice: amministrazione, io devo effettuare dei lavori. Devo effettuare dei lavori a mio carico, e il regolamento prevede in cambio di questi lavori un prolungamento della concessione, ipotizziamo al 2030. Quindi nel 2017 abbiamo ora finalmente un campo nuovo e una concessione prolungata al 2030. Cosa succede tra 7 anni, quando quel campo oggi nuovo sarà usurato? Arriviamo nel 2024 ad avere un campo usurato e una concessione ancora in corso. Quindi a sua volta sarà necessario effettuare dei lavori, il concessionario dirà: devo effettuare dei lavori in questo campo per 6 anni, non posso utilizzarlo. Quindi un prolungamento della concessione, 10 anni, 2040. Nel 2024 quindi abbiamo nuovamente una concessione in corso e un ottimo campo, che però 7 anni dopo, nel 2030-31, sarà nuovamente usurato, avremo una concessione in scadenza, non ancora in scadenza, e un periodo che è aumentato. Siamo partiti da un periodo di 3 anni di campo non in condizioni ad arrivare a un periodo di 9 anni, durante i quali il concessionario dovrebbe gestire un impianto non all'altezza. Quindi questo è il meccanismo che ha penalizzato sia i buoni operatori, che sono la maggior parte, e però hanno appunto dovuto fronteggiare il problema di piani gestionali antieconomici, e quindi da un lato o dover effettuare lavori e avere comunque una concessione prolungata con degli impianti sempre comunque in crisi, nel senso che arriviamo nella seconda parte della concessione per impianti consumati e che non possono offrire un servizio di buona qualità. Oppure viceversa, non dover, ecco, effettuare gli investimenti e quindi avere il pericolo di gente che va a giocare che si fa male, oppure non poter partecipare a campionati perché i campi non sono omologabili. Quindi questa è la situazione dell'attuale regolamento, ma c'è un fattore ancora peggiore, ovvero che qualche furbetto, che sono una minoranza ma purtroppo ci sono, ha approfittato di questo meccanismo per far sì che le concessioni diventassero infinite, perché come vedete una concessione scade nel 2020, in realtà no, non scadrà mai nel 2020, perché c'è questo meccanismo perverso di prolungamento indefinito delle concessioni, dovuto al fatto che non tiene conto il regolamento della necessaria manutenzione da fare. E quindi ecco, siamo arrivati alla situazione attuale di impianti che soffrono dal punto di vista strutturale, ma nessuno può intervenire perché dal 2006 in realtà questo meccanismo è già diventato non allineato alle normative nazionali, e infatti stiamo purtroppo affrontando i problemi che sono venuti a pettine dopo più di 10 anni di malgoverno di questa situazione. Con il nuovo regolamento quindi cambierà tutto. Cosa succede? Innanzitutto, per quanto riguarda appunto i lavori, saranno effettuati sulla base di un piano economico-finanziario, e quindi che terrà conto del ciclo di vita degli impianti. Cosa significa? Se un concessionario parteciperà a un bando per gestire un campo da tennis per 20 anni, nel bando si terrà conto che durante quei 20 anni il campo da tennis dovrà essere aggiustato almeno una o due volte,
e quindi si terrà conto dei costi che il concessionario dovrà sostenere e dovremo in qualche modo l'amministrazione dovrà farsi carico o di finanziarli pubblicamente oppure di prevedere delle attività commerciali all'interno dell'impianto che possano dare il reddito sufficiente per garantire appunto delle strutture di qualità. Per quanto riguarda la tutela degli sport di base, il regolamento nuovo prevede una novità, ovvero il vincolo delle discipline sportive, nel senso che se l'amministrazione decide che in quella struttura si dovrà tirare con l'arco, allora si tirerà con l'arco, non sarà possibile effettuare i campionati italiani di padel come invece avviene attualmente. Questo significa che tutte le discipline di base, soprattutto quelle non redditizie, saranno tutelate e per fare un altro esempio non sarà possibile trasformare un campo da calcio in tre campi da calcetto, che sono sì più redditivi ma probabilmente hanno una valenza sociale educativa inferiore rispetto ai campi da calcetto. Per quanto riguarda le tariffe, è importante precisare che il nuovo regolamento stabilisce che tutti gli impianti applicheranno tariffe pubbliche, ad eccezione di quelli dedicati all'intrattenimento sportivo, quindi ad esempio presso il palazzetto dello sport dove giocano a basket le eccellenze romane, dove gioca la pallavolo e dove si va per assistere allo sport più che praticarlo, naturalmente non sarà richiesta al concessionario l'applicazione delle tariffe comunali. Viceversa, per gli impianti dedicati alla pratica sportiva, sì. Per quanto riguarda le componenti economiche, che sono un altro punto importante, ci tengo a precisare che l'amministrazione stabilirà il peso inferiore possibile all'offerta economica e il massimo consentito analogamente per l'offerta tecnica, quindi premieremo chi partecipando alle gare presenterà dei progetti qualitativi, dimostrerà di avere al proprio interno uno staff con grande esperienza e competenza e daremo quindi la possibilità di partecipare a tutte le associazioni che hanno come finalità quella di offrire un buon servizio e né di fare profitti, quindi evitando con dei cambi di destinazione d'uso di passare a discipline meno interessanti per l'amministrazione ma più redditizie, oppure aumentare le tariffe. Appunto, questo non sarà possibile. Per quanto riguarda il canone di concessione, il vecchio regolamento prevedeva l'abbattimento al 30 e al 10% del canone di mercato sulla base dell'applicazione delle tariffe pubbliche. In questo caso il nuovo regolamento prevede che le tariffe siano pubbliche, siano quelle stabilite dall'amministrazione per tutti gli impianti dedicati alla pratica sportiva e viceversa provvederà all'abbattimento del canone sulla base di parametri più innovativi che sono ad esempio la previsione di postazioni per car sharing o bike sharing oppure la previsione di svolgere attività agonistica all'interno della struttura oppure l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile oppure del racconto naturalmente della zona territoriale, quindi gli impianti al centro non avranno il canone abbattuto mentre quelli in periferia sì e quelli fuori dal raccordo anulare ancora di più. E terrà conto naturalmente della presenza di impianti di tipologie simili nelle vicinanze e terrà conto della possibilità di creazione di punti jogging, ovvero dare la possibilità agli sportivi di utilizzare le strutture dell'impianto non solo per praticare sport all'interno dell'impianto ma anche per farlo all'esterno, utilizzare semplicemente gli armadietti, gli spogliatoi, la doccia per poi proseguire ad esempio andare in pausa pranzo a fare sport e poi tornare in ufficio il pomeriggio. Queste quindi sono le principali novità che introdurremo a partire dal mese di gennaio con il nuovo regolamento e non vediamo l'ora di vedere questi nuovi impianti sportivi comunali all'opera.